Quando si parla di grandi bomber della nazionale ed in generale del calcio italiano, non si può non parlare di Silvio Piola, miglior marcatore di tutti i tempi della Serie A con 274 reti. L'attaccante nato a Robbio è attualmente il terzo goleador nella storia azzurra con 30 centri in 34 presenze, secondo soltanto a Riva e Meazza, ma con una migliore media gol. Debutto in nazionale il 24 marzo del 1935 arriva quasi per caso, chiamato in extremis per sostituire l'infortunato Schiavio alla vigilia dell'amichevole con l'Austria. È il presidente della Federcalcio Giorgio Vaccaro ad imporre al commissario tecnico Vittorio Pozzo la convocazione di Piola, che da titolare ripaga subito la fiducia realizzando una doppietta. Dall'esordio al Prater di Vienna, l'attaccante entra in pianta stabile nel giro della maglia azzurra, partecipando da protagonista ai mondiali del 1938. Autore di 5 reti, Piola è determinante per il successo dell'Italia alla rassegna francese e con una doppietta nella finale contro l'Ungheria regala alla nazionale di Pozzo il secondo titolo consecutivo di campioni del mondo. Dopo il successo internazionale, l'attaccante lombardo rimane protagonista in maglia azzurra per quasi 10 anni, diventando anche il capitano della nazionale dal 1940 al 47. Quasi 5 anni dopo, il 18 maggio del 1952, l'ex compagno di squadra Giuseppe Meazza, che gestisce la nazionale in tandem con Carlino Beretta, lo convoca per un'ultima partita, l'amichevole a Firenze contro l'Inghilterra. È la sua 34esima presenza azzurra. Appesi gli scarpini al chiodo, l'anno seguente tocca a lui accomodarsi sulla panchina della nazionale per 7 mesi, affiancato da Schiavio e dall'ungherese Zeisler. Le sue prodezze nell'area di rigore rimarranno sempre un modello da seguire per tutti i giovani bomber, tanto che nel 2002 proprio a Silvio Piola è stato dedicato un premio indirizzato agli attaccanti più promettenti sotto i 21 anni di età. Alcuni vincitori di questo premio, come Alberto Gilardino, hanno già scritto la storia della nazionale, altri invece, come Mattia Destro, sono le speranze azzurre per il futuro. Scomparso nel 1996, Piola è considerato ufficialmente una leggenda azzurra dal 2011, anno del suo inserimento nella Hall of Fame del calcio italiano, con un riconoscimento alla memoria.